chiama frigantaggio. Innanzitutto bisogna dire che sui libri di storia trovate spesso scritto che il brigantaggio in Italia meridionale è endemico. Cosa vuol dire endemico? Vuol dire che è esistito praticamente da sempre, quindi risalendo un po' all'antica, anche all'antica Roma, no? C'era Silla che con l'ex sicaria cercava di punire proprio i briganti che allora venivano chiamati sicari, quindi. Però questa è una versione un po', come dire, pericolosa. Perché? Perché pur essendo storicamente provato che nel meridione il brigantaggio come fenomeno è esistito praticamente dai tempi remoti, è soprattutto dopo il 1860 che assume delle connotazioni e delle dimensioni che mai aveva assunto in precedenza. Guardate che nella lotta contro il brigantaggio, nella bassa Italia, così veniva definita la lotta al brigantaggio nei documenti d'archivio, l'esercito piemontese, poi italiano, è costretto a contare più perdite in qualità di uomini di tutte e tre le guerre di indipendenza messe insieme. Questa vi dà una dimensione un po' del fenomeno. Però perché scoppia il brigantaggio? Perché è la legittima reazione ad una occupazione manu militare. Perché quella che nel 1860 si verifica prima ad opera di Garibaldi e poi dei soldati piemontesi del re Sabaudo è una vera e propria occupazione manu militare. L'esercito borbonico si sciolse come neve al sole, chi prese lo schioppo, come si diceva, e se ne salì in montagna furono proprio la gente comune, che erano ex militari, erano artigiani, commercianti, soprattutto contadini, piccoli possidenti terrieri. Qui era una zona di brigantaggio, la vostra era una zona di brigantaggio, il Cilento era una zona di brigantaggio, quindi è la legittima reazione di un popolo, e mi avvio alla conclusione, altrimenti i cartellini fioccano, visto che siamo in epoca di Champions League, quindi siamoci attenti. Fu la legittima reazione di un popolo che si vedeva aggredito da un popolo straniero. Ha ragione Umberto, i generali non parlavano in italiano fra di loro, i generali piemontesi, parlavano in francese, e per interrogare i vostri concittadini, i nostri conterranei, usavano l'interprete. Quindi capite un po' le dimensioni del fenomeno. Non ci fu reazione, o ci fu una reazione sbagliata da parte dei legittimi regnanti, ci fu la reazione popolare, e fu la prima sanguinosissima guerra civile che vide impegnato lo Stato italiano. Una guerra civile che tra assopprimenti ed improvvise recrudescenze durò fino dal 1861 al 1870 ed anche oltre. Grazie.